Bentornati per una nuova puntata di Mixare Basic. In questa puntata mi rendo conto che ho fatto un lavoro di merda sulla batteria. Capita? Si può ripartire da capo. All'inizio pensavo di metterla solo nell'intro, poi lo userò forse per tutta la canzone, chi lo sa. Questo è secondo me il punto più importante di questa serie, che il mix non è una direzione solo in avanti, ok? Si può tornare indietro, come in questo caso. Bisogna riconoscere i propri errori e dire: oh, ho fatto una roba che è proprio una merda, come in tanti mi avete segnalato nei commenti sotto questo video. Perché è quello che non vedete mai nei tutorial. Vedete sempre robe che vanno a buon fine e non vedete mai gli errori che succedono. E quindi quando li fate voi vi sentite delle merde. Non sentitevi delle merde, siate delle merde con me e non da soli. Ha senso sta roba? Oddio, forse no. In questo caso mi rendo conto che questa nostra batteria funziona molto bene nei ritornelli e nelle strofe, ma suona meno bene all'inizio della canzone. Quindi fa parte anche nel mix andare a creare questi tipi di variazione. Vi faccio un esempio: potremmo andare a creare una batteria soltanto per l'intro, quindi creiamo una nuova traccia, batteria intro, in cui teniamo un canale, in cui teniamo un suono un pochino più naturale, ok? Quindi abbiamo creato una nuova batteria intro, gli diamo un colore, blip. Andiamo a prendere le tracce che ci servono, che sono queste qui, meno la room. Andiamo a metterle a posto nei nostri canali. E andiamo a cercare praticamente una batteria un pochino più naturale. Quindi la togliamo dalla batteria per le strofe. Potremmo farla entrare proprio al ritornello, che ne dite? Entrare alla seconda strofa, ok? Quindi fino qui questa sarà la nostra batteria intro. Ovviamente facciamo un bel fade. Andiamo a cercargli un po' di colore. Ovviamente rifacciamo lo stereo per gli overhead. Questo è over, left, over, right, snare e kick. Togliamo i canali in più. Gli over li andiamo a sistemare. E sulla batteria andiamo a trovare un po' di colore. Un pochino più composta. E poi entra quella vera. È un modo, Posso controllare, posso continuare con una batteria fino al ritornello. È un modo per, diciamo, movimentare un po' il mix, dare suoni diversi in punti diversi e avere dei suoni un pochino più naturali. Esempio, su una batteria del genere si può andare a provare qualche plugin particolare, ad esempio un 160.
rende un po' più snappy. Qua con quella completa. Può essere un modo. Poi la cosa più bella è appunto che da qui in poi è tutta arte, è tutto quanto ti piace, quanto non ti piace. Una volta che il tuo core della tua canzone sta in piedi, cioè kick, basso, snare e voce, tutto il resto sono scelte molto artistiche che lascio appunto a voi. Ora però avete un'idea di cosa succede nella mia mente quando vado a mixare. Questo è anche un altro momento molto doloroso in cui ci possiamo anche rendere conto che il nostro mix fa cagare. Succede, succede tutte le volte, succede a tutti, succede anche a me, nonostante sia 10 anni che faccio mix su YouTube e al lavoro. Ed è un buon momento per dire, ok, proviamo allora un'altra strada. Andiamo a partire soltanto da voci e chitarre e andiamo a vedere poi di appoggiare la batteria sotto questo nostro core. Insomma, potete andare a attaccare il brano da praticamente punti diversi per capire se potete trovare dei colori migliori. Siamo comunque non troppo distanti dall'originale. E un'altra cosa, ad esempio, se volessimo una voce più spettacolare e più pop, potrebbe essere una buona idea andare a fare, ad esempio, una compressione parallela della voce. Vi faccio sentire cosa vuol dire. Parallela. Fate una mandata. Ora avete la voce raddoppiata. E sulla parallela andate a mettere un compressore molto forte. You've been gone for so long. Ok, e poi andate con un equalizzatore a cercare anche qui di rimetterla dritta. Magari facciamola un po' più brillante qua. Magari possiamo mettere un overdrive. You have chased a dead and gone. E poi andiamo a sommarla all'originale. Va fuori fase. Con tutto il mix. Ti dà un pochino più di presenza. Potremmo provare anche un overdrive su tutta questa batteria dell'intro. Molto bello. Trust you.
Insomma, da qui in poi tutto il resto del mio canale sono piccoli trick per piccole cose fatti con altri plugin sicuramente qualitativamente più alti di questi, però anche con questi qua vedete che si può arrivare comunque a un risultato diciamo più che presentabile. Dopo di questo una delle cose che potete fare è andare sul master che avete fatto della vostra canzone, andare a togliere la parte di compressore e di limiter, esportarlo come file e poi andare in mastering, e su questo poi magari faremo un altro tutorial solo di mastering a parte. Però già così direi che siamo arrivati a un buon risultato. Grazie per aver seguito questa miniserie di mix, ci vediamo alle prossime puntate. Vi consiglio di scaricarvi anche voi questo multitraccia, che sembrava facile all'inizio, non è facile per niente dato che la batteria è molto delicata ed è molto importante mantenerla diciamo solida durante questa canzone, e fate un po' di esperimenti. Ricordatevi, gli esperimenti che fate da voi non li sentirà nessuno, quindi fate come me, osate un po'. Ad esempio il kick è un suono molto molto strano, stavo vedendo se poteva funzionare o meno in questo brano, sicuramente forse era meglio fare una scelta diciamo meno pop e più acustica, però è soltanto usando nel mix e non avere paura come in questo caso di condividerlo che magari possono tornare delle idee. Un kick sbagliato in questo brano potrebbe essere il kick giusto in un altro genere musicale, ad esempio un kick con uno snap molto più alto. Potrebbe essere magari un buon kick per un brano metal, quindi è soltanto sbagliando nei mix che si possono mettere via delle conoscenze per i mix giusti. In un brano in cui c'è bisogno di un kick più aggressivo, sbagliandolo qui, ora saprà come farlo. Questa è un po' la strada di imparare a mixare. Grazie di aver visto questo video, ci vediamo alla prossima puntata. Non abbiamo affrontato un'ultima cosa, che è quella dei transienti, e si sente molto bene nel nuovo intro che abbiamo fatto in questa sessione. Controllando sulla JBL Go, quindi su una cassa piccolina, ho sentito che la nostra batteria, a parte avere sempre questa risonanza sullo snare fastidiosissima, aveva pochi transienti. Questo perché? Perché in fase di mastering e compressione sul master andiamo a perdere un po' di snap degli strumenti. Vi faccio sentire senza. Perde un po' la batteria. Mettendo un transient controller diamo un po' più di snap, che nelle casse piccole aiuta molto. Originale. Nostra. Questo è un altro esempio di come molte volte less is better. La nostra batteria intro, che ha moltissime meno processione della nostra batteria del ritornello, in questo momento sta suonando meglio. Potrei anche decidere di spostare tutta la mia batteria nel preset di batteria intro e tenerla così per tutta la canzone. Non c'è niente di male a un certo punto di dire ok, sta roba è uscita una cagata, togliamo tutto quello che ho messo e ripartiamo da capo. Fa parte del processo del mix, non bisogna avere paura di in quel momento dire ah cazzo non so mixare, perché è quello che nella mia testa già si stava attivando, no? Ah cazzo Francesco, oggi che mix di merda che hai fatto. Lo condivido comunque su YouTube perché non sono qui a provare che so mixare, sono qui a cercare di farti capire quali siano le difficoltà del mix, quali sono le cose che puoi fare e quali siano anche le difficoltà psicologiche di affrontare un mix. A volte si vanno ad aggiungere mille effetti, e ogni tanto vedo alcune delle vostre sessioni che hanno 14 plugin su una sola traccia. Se non hai ancora trovato un suono che ti piace dopo 14 plugin, forse è il momento di toglierli tutti e provare un altro approccio più minimale, ok? Ultime modifiche passate. Ho schiarito un pochino la batteria di intro. Non male. E ho corretto un po' la batteria dei ritornelli, ho scavato un po' nella room che abbiamo creato, ho scavato un po' di medie. All'inizio è diventato un pochino più interessante. Quello originale. Nostro.
ancora un pochino più asciutto. Potremmo provare a fare le ultime cose, un pochino di transiente sul kick, transient controller, un pochino meno sustain per questo kick. E anche qui andiamo a sistemare sempre questa zona dello snare che è veramente orribile. L'ultima cosa che manca in quest'intro è un pochino più di brillantezza nel kick. Sono su quello sbagliato. Eccolo qua! Yeah! Male. Complimenti, sei arrivato in fondo a questa serie. Ti è piaciuto il suono finale di questo mix? Hai imparato delle cose in più? Hai un'idea un pochino più precisa di quale sia il processo che io utilizzo per mixare? Questo non è il processo per mixare, non l'ho mai detto in nessuno di questi video. Questo è come mixo io. Se ti è piaciuto lasciami un like, lasciami un commento e non lo so, se hai voglia iscriviti al mio Patreon, se proprio vuoi. Se no puoi anche dire: Francesco, sono cretino, vai a fare il culo. Ma io lo accetto, ma scrivimelo qua sotto nei commenti, non è un problema. Detto questo, ci sentiremo magari in una prossima puntata dove andiamo a guardare più il mastering, dato che qui sì, l'abbiamo portato a un volume abbastanza competitivo, ma non l'abbiamo curato con, diciamo, l'attenzione che questo brano merita. So che ormai vi sarà uscito fuori dalle orecchie, anche a me, ed è un buon momento per magari lasciarlo respirare una settimana e settimana prossima andarlo a vedere in mastering. Detto questo, se sei arrivato fino qui, grazie mille per aver seguito questa serie. Vinci 5 punti stella del drago d'oro dell'albero azzurro e Dodò, e magari anche dei favori sessuali da Dodò. Si possono dire sta roba su YouTube? Mi sa di no. Insomma, grazie per aver seguito questa serie e buona serata. Ci vediamo al prossimo video.